annunciata la serie animata di Kusuriya no Itorigoto, che sarebbe il monologhi mi sa, della speziale, serie che avevo già sentito parlare, di cui avevo già sentito abbastanza parlare. Era uscito anche un leak in merito al fatto che avrebbero fatto appunto una serie sui monologhi della speziale. Dovrebbe essere, da quello che dicono, una serie caruccia. Mi aspetto una cosa, vi dico io, mi aspetto una cosa, anche se non mi ricordo bene di cosa parla, però mi aspetto una cosa simile a... però come cavolo... Kusuriya, no... Eccola qua. Stavo dicendo, mi aspetto una roba simile a, e non ci sono i consigliati. Vai, comunque simile a Frieren. Mi aspetto una cosa simile a Frieren a livello di storia, ovvero semplicemente un racconto del viaggio, della vita, delle esperienze di questa speciale. Questo è quello che mi aspetto. Una roba molto simile a Frieren, di cui abbiamo pure letto il primo volume, per chi volesse recuperarsi la live, sta su YouTube, quando abbiamo letto il primo volume di Frieren. E vediamo il trailer, perché so che è uscito anche un trailer. La key visual caruccia ci sta, nel senso, niente di assurdo. Non è proprio così, insomma non proprio. Io vi ho detto quello che mi aspetto, mo leggiamo la trama. Mao Mao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta a suo malgrado come sguattera alla corte imperiale. Anche se desidera ardentemente tornare libera, si trova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove senza farsi notare riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e ha sulla preparazione di veleni. E grazie anche ad Otaru per il 47° mese... Sto giocando a Hogwarts Legacy. Dai. Dovrebbe essere caruccio Hogwarts Legacy come gioco. Ho seguito qualche gameplay di Mike Shosha e poi l'ho stoppato perché non mi interessava molto, però dovrebbe essere carino. Di fronte a un male che affligge i figli dell'imperatore, Mao Mao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita. La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi. È tempo che l'ex erborista torni a preparare pozioni in pianta stabile. Ok, quindi questa è la trama. Allora forse sì, non è una cosa come Frieren. C'è anche un trailer, quindi vediamo il trailer preanimato, tra l'altro, che quindi dovrebbe essere di una qualità maggiore, in teoria. Vediamo, trailer. Aspettate che... dura pure 2 minuti, mazzo. Indovina lo studio. Oddio. Sembra fatto di Cristo, effettivamente. Cioè, comunque, sembra fatto bene. Non mi dispiace per niente lo stile. Però lo studio... Allora, secondo me non studio mappa, dai. Non è studio mappa. O forse sì. No, non lo so, dai, non è studio mappa. E che cazzo può essere... No, non è studio mappa, non è studio mappa, no. E 8 bit? Non lo so. No, secondo me non ci posso arrivare. Ah, ci sta un po' di CGI brutta. Ecco, la CGI brutta mi ricorda un Overlord, per esempio, un Madhouse, ma non penso che... che sia Madhouse. Comunque figo, sembra fatto bene. Ah, dite che è OLM? No, With Studio no. Oddio, OLM forse potrebbe essere, sapete? Comunque mi è piaciuto abbastanza sto trailer. Cioè, almeno a livello qualitativo sembra buono, anche se è preanimato, ovviamente. Ok, questo è stato il trailer dei monologhi della speziale, in uscita nel 2023. Andiamo a scoprire chi è lo studio a questo punto. Il cast, ok, staff, regista, sceneggiatore, Norimo...
Tanto alla fine non ci frega un cazzo. Character designer, quello di Precure, direttore artistico, direttore della fotografia, studio OLM. Attenzione, ci avete preso, a meno che non lo sapevate già. Studio OLM, miei padri, che vediamo un po' cosa ha fatto, ovviamente, studio OLM, per chi non lo conosce. Raga, è lo studio che ha fatto cose del calibro di Nagatoro, anche se in realtà l'ultima stagione di Nagatoro fa un po' cacare, cioè non mi fa impazzire a livello qualità. E nel 2022 ha fatto Komi-san, e ha fatto Summertime Rendering, che è tanta roba Summertime Rendering, molto molto buono lato qualitativo, e vabbè, poi sempre Komi-san. Guarda il compositore delle musiche. Compositore delle musiche dov'è? Ah, no! No, no, no! Ma che mi stai dicendo? Kevin Penkin. Ma che mi stai dicendo? C'è Kevin Penkin. Porca troia! Kevin Penkin alle musiche. Tiè, guarda con il suo petto molto vigoroso da maschio alfa proprio. E vabbè, regà, lui è quello che ha fatto le colonne sonore di Shield Hero, anime di merda, ma con delle belle colonne sonore. Di Made in Abyss, e che gli devi dire? Le colonne sonore di Made in Abyss, ma che gli devi dire? Ma non solo, ma ha anche fatto le colonne sonore di Tower of God, che penso sia l'unica cosa che si salva al 100% della prima stagione di Tower of God, le colonne sonore clamorose. Quindi non me l'aspettavo. Ecco, questo è stata una piacevole sorpresa. Anche se, mo, non so voi, ma da questo. Allora. Possiamo dire studio assolutamente approvato. Secondo me un ottimo studio OLM, quindi credo che farà un buon lavoro. Kevin Penkin come colonne sonore, tanta roba. Sulla storia ho dei dubbi. Ma ho dei dubbi semplicemente sul fatto che non so quanto piacerà a me come storia. Perché sembra comunque bella, cioè sembra comunque interessante, però non lo so, non lo so. Cioè sembra semplicemente un po' anche qua un racconto delle esperienze di questa tizia, di questa ragazzina a palazzo, tra problemi, intrighi, lei che cura, che so, la principessa in questo caso, magari avvelenamenti, robe. Quindi non so bene quanto potrà essere interessante o comunque quanto potrà piacere a me come storia, però di sicuro gli darò un'occhiata. Di sicuro gli darò un'occhiata perché le premesse a livello qualitativo ci sono tutte. A livello di storia non lo so. Non lo so. Kevin Penkin. Ah, poi c'è anche Satoru Kosaki di Beastars Monogatari. Ok, ha fatto Monogatari. E anche Arisa Okezama di Jujutsu Kaisen. Vabbè, questa non so chi sia, non me ne frega niente. Lui, se ha fatto le colonne sonore di Monogatari, beh, tanta roba direi. Però comunque io rimango su Kevin Penkin, che è quello che conosco bene. Alla fine, giusto le colonne. Sì. Le OST di Monogatari ogni tanto le ho sentite. God of High School 0, Jujutsu Kaisen 0, Beastars 0. Non ho mai sentito queste altre colonne sonore, quindi non vi so dire. Però dai, sembra interessante. Poi comunque alla fine della novel ne parlano tutti bene. Quindi dovrebbe essere anche una cosa in più per quanto riguarda se sarà un bell'anime oppure no, che teoricamente dicono che la novel è bella. Comunque, andiamo avanti. A parte questa notizia che, ripeto, 2023, ma si sa quando? No, non si sa quando. Però se dicono il 2023, ve lo dico io, ovviamente, o luglio o ottobre. A questo punto vi direi ottobre. Anche se non lo so, una serie di questo tipo forse pure luglio potrebbe uscire. Di certo non ad aprile. Cioè, se dicono 2023 non uscirà ad aprile. Questo è poco ma sicuro. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, ecco pure delle illustrazioni per l'annuncio, probabilmente, della serie animata. Che poi in realtà il leak di sta cosa era uscito un bel po' di tempo fa, sapete? Mi sa proprio che il leak sui monologhi della speciale era uscito, boh, forse 4 mesi fa, una cosa del genere.